undicesima giornata di questo campionato di Serie A dilettanti. Ospite del Pentagruppo Ozzano e la Siram Fidenza. Toppata di Marchetti, la palla però gli ricapita nei passi con la palla in mani. Faccenda, il tiro da tre punti di Faccenda, a bersaglio la tenda. Prova la penetrazione, lo scarico per Alberto Barbieri. Gruppo ancora in attacco, Esposito prova il tiro da lontano. La prima tripla, si mette lo stesso Esposito una pesta. Poi Fassi. Raggio del Pentagruppo che... Ruggero, resta e tiro, solo la retina sul ferro. Ruggero prova la tripla a bersaglio e siamo 14 pari. Colpevole almeno di 2 o 3. Ottimo l'assist di Faccenda per Davide Rosignoli. La Pentagruppo sicuramente doveva fare un taglia fuori migliore e è un fatto forse con un po' di sangue agli occhi in più. Ora Divac perde Maiocco, assistito in aiuto Maioli, lo scarico per Divac, il tiro da lontano di Divac, a bersaglio la tripla di destro dai segni che fa e che possiamo capire. Ranucci va a realizzare un bel canestro con Jesolo Sandonà questa sera. Così ancora la penetrazione di Maioli, si prova a guadagnare il tiro. Rossi, solo rete per Luca Rossi. Scarponi su di lui, Diviac, arriva il blocco di Lorenzetto, prova a giocare Scarponi proprio su Diviac che riesce ancora in per il Pentagruppo. Ora ancora Benassi che va a franare addosso Esposito. Aperta anche il libero, così perfetto. Scemi, gioca 2 per Maioli, 0. Maioli appelleggia, resta e tiro per Stefano Maioli, solo rete per lui. Ancora Maiocco, perso, liberato Avanzini, solo rete per lui dall'angolo. Maiocco, ancora Avanzini, Marchetti, Maiocco, Marchetti. Ecco, questo fallo qua l'ha visto, poi è riuscito a mettere dentro. Prova a prendersi un altro tiro Rossi, solo rete. Termina qui 44-37. Primo quarto si è procurato un tirotto a una gamba. Intanto Rossi va con la sua terza tripla personale. Lo scarico per Marchetti dall'angolo, solo rete per Nuzzi Esposito. La penetrazione di Esposito va a realizzare un bel... Prova ancora Rossi, ancora bersaglio. Blocco di Faccenda, di Viaccia, va, sì, in qualche modo la palla entra. Prova a puntare Scarponi, va fino in fondo, l'arcobaleno di Esposito. Faccenda, sale Rossi, si prende un altro tiro da tre punti, ancora rete per Luca Rossi, è la quinta tripla per Luca Rossi, ha un parziale di 10-0 per il Pentagruppo. Ancora Maioli, palla sotto per Lorenzetto, va fino in fondo, va a realizzare un bel canestro. Quinto punto per Fabrizio Faccenda, palla nelle mani di Bonaccini, si fa tutto il campo, si palleggia da solo, non è valida la sua conclusione. 5-9 a 5-5, prova a puntare Maioli, l'arcobaleno di Esposito, va, questi sono 4 secondi. Cioè, veramente vergognoso quello che abbiamo visto. Si mangiano il fischietto a volte, poi fischiano delle beep. Fai sempre queste domande difficili perché bisogna vedere. Dico, e Ozzano copre bene, dai, diciamo così. Diviac va a conquistarsi una palla dalla spazzatura. Ne fuori il contropiede Scarponi, va a tirare a sbagliare, convalida il canestro Ruggero, lo scarico per Scarponi, il tiro da tre punti di Scarponi, va a bersaglio,
ancora Vanzini, il blocco di Marchetti è stato veramente qualcosa da censurare. Poi tredicesimo punto, Barbieri va a depositare la palla nel canestro, doppio blocco Barbieri, faccenda, va fino in fondo, il fallo di Marchetti, va a realizzare anche Esposito. Scarboni, Avanzini, si guadagna il tiro, Avanzini, solo rete per lui, le mani di Avanzini, fa prendere velocità Ruggero, ancora Avanzini, il tiro da tre punti di Avanzini e col fallo di Barbieri, pentagruppo senza Rosignoli, faccenda, va faccenda da sotto, ancora un blocco di Marchetti al quale perdona tutto, Maiocco perso dalla difesa del giro, Viviaccia va in avvicinamento al canestro, appoggia la palla al vetro, Fabrizio Faccenda, 75 pari nelle mani di Avanzini, prova la penetrazione, resta il tiro di Avanzini, solo rete per lui, Faccenda, la penetrazione di Faccenda, il fallo in attacco di Faccenda, perde la palla Ruggero, brutta il passaggio, 21 secondi, c'ha la palla al gira Esposito, l'arcobaleno di Esposito, bersaglio, ora mancano 8 secondi, palla nelle mani di Avanzini, il tiro da lontanissimo di Avanzini sul ferro, si nota a bersaglio la pietra di Rosignoli, si va ai supplementari, ancora Esposito, faccenda, prova a puntare la difesa, resta il tiro da tre punti per Faccenda, la tripla di Fabrizio Faccenda, 1-0, il fallo in attacco, finalmente un fallo in attacco di Marchetti su blocco irregolare, la tripla di Esposito a bersaglio, la tripla di Vincenzo Esposito, quota 26, sono passati qualche secondo, va Esposito con il primo dei due liberi a quota 20, 2 su 2, quota 30, Maioli, lo scarico per Scarboni, la tripla di Scarboni, solo rete per Ivan Scarboni, quota 10 punti personali, ancora palla Esposito, 1-0, palla per Diviac, e non gli è sembrato neanche vero che Vincenzo Esposito non avesse la palla in mano per spendere il fallo, Diviac va sul ferro con il primo dei due liberi, palla che... E invece io direi che il rimbalzo in attacco di Sigon è la cosa migliore, palla nelle mani di Esposito, faccenda, adesso bisogna giocare al torello, ancora faccenda, io se fossi Esposito l'andrei a prendere, Rosignoli, eccola, ancora faccenda, Esposito, mancano 4 secondi, arresto e tiro per Faccenda, non va, no no no, c'è il fallo, no, ha toccato il ferro, non possono essere 24 secondi, la palla ha toccato il ferro, la rimessa, il fallo antisportivo, va Esposito con il primo dei due liberi a quota 31 punti realizzati, 32 per Esposito, Rosignoli, Esposito prova anche il tiro da metà campo, è corto, finisce qui 95-89.